Al centro della manifestazione promossa da COBAS Scuola Sardegna, sotto la sede del Consiglio regionale a Cagliari, in occasione dello sciopero nazionale del settore, la necessità di una revisione urgente della normativa nazionale sul dimensionamento scolastico, per garantire in Sardegna un sistema educativo equo. Ciò che attualmente, denuncia il sindacato di base, non avviene. I parametri imposti da Roma non tengono infatti conto delle specificità territoriali, portando alla desertificazione delle strutture scolastiche nelle zone più periferiche dell'isola, all'aumento esponenziale di studenti nei grandi centri e alla perdita di migliaia di posti di lavoro. Da anni ripetiamo che quello che viene applicato con parametri nazionali per noi significa il disastro, significa soccombere a situazioni difficilissime che già da anni paghiamo. La perdita di ben 42 unità scolastiche, autonomie scolastiche, significa incrementare il processo della dispersione scolastica e della desertificazione dei centri interni, perché con la scomparsa dei parametri dettati a livello nazionale, se si salvano piccole scuole, significa aumentare il numero degli alunni in altre scuole, come per esempio quelle delle città metropolitane, con ulteriori conseguenze, quelli che noi chiamiamo degli edumo ingestibili, con migliaia di alunni dove non è possibile seguire una didattica adeguata e dove il diritto allo studio viene fortemente leso. Attualmente, con 182.182 studenti suddivisi tra 270 strutture scolastiche, la media per istituto si attesta a 674,74. Per il prossimo anno scolastico le proiezioni, in base ai nuovi parametri ministeriali e alle linee guida regionali, prevedono che i 182.182 studenti saranno distribuiti su 228 istituti, portando dunque la media a 799,04.